Ben ritrovati con un'altra edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. L'autista di scuolabus, il barman e il cuoco, nuovi disoccupati diventati braccianti. Non basta, deve tornare chi lavorava qui da 20 anni. Confagricoltura a Mantova per far fronte alla carenza di manodopera dovuta all'emergenza coronavirus ha fatto un bando per reclutare nuove candidature. Hanno risposto in 500. Le preoccupazioni per il settore comunque rimangono, dal precariato al giusto salario fino alla necessità di avere manodopera qualificata, senza dimenticare il rischio che i nuovi tornino precari alla fine della necessità. Coronavirus, la fase 2 di Gardaland, obbligatorio prenotare, dimostriamo che si può aprire in sicurezza, a rischio 1500 stagionali e settore turistico. Prenotazioni online, controllo temperatura agli ingressi, obbligo di mascherina, distanziamento sociale e apertura delle attrezzature soltanto in esterna. Il parco divertimenti di Gardaland si prepara a ripartire così dopo la chiusura forzata a causa della pandemia. Stiamo lavorando a un protocollo di sicurezza per gestire tutti gli aspetti operativi, così da minimizzare il rischio per i nostri dipendenti e i nostri ospiti. Questo lo spiega il CEO Aldo Maria Vigevani mentre cammina in un parco vuoto e stranamente silenzioso. Stop ai licenziamenti, i dubbi dell'avvocato dei lavoratori, dice senza DL rilancio, rischio di vuoto normativo, nodo e la retroattività del divieto. Il Cura Italia aveva previsto uno stop in vigore per 60 giorni, quindi fino alla mezzanotte di sabato 16 maggio, appunto. Il nuovo decreto modifica il termine in 5 mesi, ma ancora non è entrato in vigore. Il giuslavorista Jonathan Cavallini spiega a ilfattoquotidiano.it che alla data di domenica, quindi, l'atto negoziale è perfettamente valido. Può una legge del giorno dopo stabilire che il licenziamento del giorno prima non è valido? Si entra quindi in un territorio complesso. Ovviamente si impugna l'atto, ma l'esito per il lavoratore non è scontato. Coronavirus per Trump e l'America First anche sul vaccino. Ingaggia un militare e un ex di Big Pharma per vincere da solo e battere la Cina. Si chiama Warp Speed ed è l'operazione voluta dal presidente per unire aziende farmaceutiche private, agenzie del governo e settori militari per bruciare i tempi ed arrivare alla fine dell'autunno al vaccino. Ma l'aggressività degli USA su questo fronte li allontana dagli antichi alleati e nuoce alla sua leadership internazionale. L'obiettivo numero uno è arrivare prima della Cina perché, come ha detto un funzionario a politico.com, chiunque oggi riesca a produrre il vaccino governa il mondo. Race for the Cure, la maratona di beneficenza quest'anno è a distanza. Domenica speciale di 4 pagine sul Fatto Quotidiano e diretta live, scusate, sul Fatto.it. Torna l'appuntamento annuale che da 21 anni riunisce decine di migliaia di donne per la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno. Quest'anno per l'emergenza sanitaria tutto sarà in streaming. Il giornale dedicherà appunto una serie di approfondimenti firmati tra gli altri da Maddalena Oliva, Selvaggia Lucarelli e Alessandro Ferrucci. Dalle 15 poi ci sarà l'appuntamento con il Race Live con tantissimi personaggi dell'arte, dello spettacolo, della medicina e dello sport. Notizie da Napoli e dalla Campania, 173 dosi di crack e 38 di cocaina sulla cabina del vano ascensore, la scoperta in una palazzina, nuovo sequestro di droga ed opera di carabinieri nel Parco Verde di Caivano. I militari della locale tenenza nell'ambito di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti hanno rinvenuto e sequestrato 173 dosi di crack per complessivi 117 grammi, 38 dosi di cocaina e due bilancieri di precisione. Incendio nel napoletano, fiamme in un capannone questa mattina in provincia di Napoli, in un'azienda agricola della zona di Acerra. Squadre dei vigili del fuoco sono giunte provvidenzialmente sul posto per domare il vasto incendio ed andare a fuoco. Sono andate appunto delle balle di fieno. Uffici postali aperti della provincia di Napoli. Maggio 2020 continua la progressiva riapertura degli uffici postali in tutta la Campania in provincia di Napoli, dove ad oggi è stato raggiunto il 91% di operatività rispetto al totale degli uffici disponibili.
Notizie da Treviso e dal Veneto. La Sicilia fiuta il vento, QR code, smartphone, il menu è intelligente. Ad Ossun ritorna la cucina tradizionale, ma resta anche l'asporto. Il ristorante è stato ristrutturato, si dicono, e quindi partiamo subito con i battesimi. Un poster per ringraziare chi lo ha salvato dal coronavirus in reparto. Cazzaro, imprenditore di Castelminio, per settimane ha visto solo gli occhi di chi lo curava e assisteva. Poi il manifesto, avete dato un volto all'anima. Addio al radiologo dalle feste, morto dopo una lunga malattia. Il medico trevigiano si è spento all'età di 62 anni. Le sue condizioni si erano aggravate dal gennaio scorso. Da 20 anni lavorava nel reparto di radiologia dell'ospedale di Mirano. Camion colpisce cavallo, travolto e ferito presidente del Team Bosco. Un incidente alle 9.20, punto di domenica stamane, lungo via Corridoni a Orsago. Roberto Benedetti stava accompagnando l'animale lungo la strada ed è stato schiacciato sotto il suo peso. Sta indagando la polizia stradale di Vittorio Veneto. Barista senza guanti e in mascherina, multa da 400 euro, ora rischia la chiusura. Sabato intervento degli agenti della polizia locale di Conegliano in un locale della prima periferia. Il gestore potrebbe restare chiuso per almeno 5 giorni. La decisione spetterà ora alla prefettura di Treviso. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Cittadini rispettosi delle regole, 37 multe soltanto in Friuli Venezia Giulia. Anche la giornata di sabato ha confermato il trend dei giorni precedenti. In calo pure gli altri reati. Mentre si attendono le nuove aperture in programma da lunedì, quando lo si ricorda ci si potrà muovere su tutto il territorio regionale senza bisogno dell'autocertificazione, i cittadini del Friuli Venezia Giulia, dal mare ai monti, si confermano molto rispettosi delle regole. Ieri, come comunica la prefettura di Trieste, a fronte di 2161 verifiche delle forze dell'ordine, sono state 37 le sanzioni. In calo anche gli altri reati, 9 le persone denunciate. Goluzia, presto riattivati tutti i servizi in ospedale, entro la prossima settimana ripartono chirurgia, urologia e ortopedia, poi sarà la volta di cardiologia. Cari amici, tutti ci stiamo preparando alla riapertura di lunedì che segneranno una svolta in questa fase di ripartenza, commenta il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Sono stati ottenuti dei miglioramenti per le misure di anticontagio, che non significa, come teme qualcuno, abbassare la guardia e dichiarare i liberi tutti, no, significa consentire agli operatori economici di riaprire le loro attività e di lavorare comunque nella massima sicurezza. Se non fosse prevalso il buonsenso, grazie al governatore Fedriga, molti non avrebbero potuto riaprire. Avanti così, ma la battaglia continua. 8 weekend per i teatri del Nord-Est. A Pasian di Prato la proprietà ha deciso l'uscita dall'attuale contratto nazionale ARIS della sanità privata per applicare quello adottato nell'ambito del RSA. Una lettura profonda e disincantata della figura del padre è una grande commedia goldoniana con la maschera simbolo del teatro italiano. Una rivisitazione horror di un classico della letteratura slovena e la rappresentazione teatrale della vita di una piazza osservata dall'occhio del premio Nobel Peter Handke. Mai varia appunto la proposta dei teatri del Nord-Est che per l'ottavo weekend portano nella tournée digitale di una stagione sul sofà alcune delle migliori produzioni. Dalla Nico Pepe un appello al ministro Franceschino, parte dal Friuli un grido di aiuto delle scuole di teatro e accademie d'arte drammatica. Parte quindi dal Friuli l'appello al ministro Dario Franceschini delle scuole di teatro e accademie d'arte drammatica che chiedono al governo di essere considerate in virtù delle loro specificità. La civica accademia d'arte drammatica Nico Pepe di Udine, diretta da Claudio De Maio, ha raccolto l'adesione di una decina di realtà uniche nel panorama culturale italiano, sia per come sono strutturate che per i legittimi indirizzi nel vasto territorio della pedagogia teatrale. Sono un patrimonio inestimabile di eccellenza, di serietà professionale e in questo momento difficile possono contribuire a segnare il passo di una ripresa di speranza, hanno detto. Bene cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa rassegna stampa di Radio Science. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.